Martedì 1 agosto cominciamo insieme questo mese estivo con Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che, come sapete, tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Eccoci, oggi cominciamo con una nuova piccola rubrica che è realizzata da Alessandro Masella, che per noi è andato in giro per la città di Bologna a carpirne un po' i suoi segreti. Infatti questa piccola rubrica, queste pillole, si chiamano Segreto di Bologna. Lascio quindi la parola direttamente alle immagini e al racconto di Alessandro, che ci fa scoprire questa città. Ciao a tutti e benvenuti. Diamo inizio a una nuova rubrica e andiamo un po' alla scoperta dei segreti di Bologna. Il primo segreto che ci tengo a farvi vedere è su Via Indipendenza, sulla parte sinistra del porticato. Ci si accede o da Via Indipendenza oppure anche da Piazza Maggiore. Questo segreto, il primo, lo troviamo sotto Torre Scappi, per precisione all'incirca sopra la volta di Canton dei Fiori. Questo segreto sostanzialmente dice tre frasi, ovvero Panis Vita, Cannabis Protectio e Vinum Letizia, ovvero il pane è vita, il vino è allegria e la cannabis è protezione. Questa è una scritta che risale al Medioevo, ai tempi medievali di Bologna, e sostanzialmente è un elogio al pane, al vino e alla cannabis, che era considerata una grande merce di scambio, aveva un grande valore commerciale. Quindi pensiamo un po' alla differenza e a come è cambiata l'immagine della cannabis all'interno di questi secoli. Adesso è vista come una merce illegale, mentre una volta costituiva il fior fiore del prodotto di commercio di Bologna. E per questo si diceva cannabis è protezione, perché forniva un rifugio sicuro e protezione a tutti i commercianti di Bologna. Venite a vederlo voi stessi non appena avete il tempo. Mi raccomando, Via Indipendenza, parte sinistra del porticato. Vi aspettiamo. E ora vi mandiamo un'intervista molto speciale. Abbiamo ricevuto e abbiamo avuto il permesso di farvi ascoltare e vedere questa intervista di un ex detenuto che si chiama Alessandro Crisafulli. Alessandro ha fatto un grande percorso personale, ma anche a livello sociale, ed è diventata un'altra persona sostanzialmente. E quindi noi con molta gioia vi riportiamo le sue parole. Nella parte di oggi Alessandro ci racconta un po' la sua storia. Ringraziamo per questa intervista il CESGREM, ovvero il Centro Studi sulla Giustizia e la Mediazione dell'Università degli Studi dell'Insubria. Grazie. Intervista è il racconto della storia di Alessandro Crisafulli, un racconto degli eventi più significativi della sua vita, dai primi reati commessi in un ambiente familiare e sociale che hanno influenzato negativamente le sue scelte, al periodo di latitanza in Belgio fino all'arresto ed incarcerazione, alla successiva presa di coscienza del male provocato e alla volontà di costruirsi un'identità nuova e riconoscersi diverso. Il tutto anche grazie ad un percorso di giustizia riparativa svolto in carcere. Una storia di riconciliazione la sua, soprattutto interiore, raccontata con sincerità e un misto di ironia, senza nascondere o minimizzare il dolore e i sentimenti provati. Di salute sto bene, non mi posso lamentare, anzi è un periodo in cui fisicamente sto molto bene. E dal punto di vista interiore ho sempre i miei fantasmini, chiamiamoli così per usare un eufemismo, che ogni tanto si ripresentano, perché sono pienamente consapevole del mio drammatico passato e di quello che ha provocato sugli altri. Però grazie a questo lungo percorso fatto in carcere, sono 28 anni che sono in carcere, mi ha sicuramente aiutato a costruirmi una personalità che può sostenere il fardello di quello che dovrò portare via vita, perché non c'è niente da fare. Quando si compie le azioni
come quelle che ho compiuto io, quindi arrivando addirittura a commettere degli omicidi, te le porti dietro per sempre. Nei primi 15 anni diciamo che mi colpevolizzavo tutti i giorni e non riuscivo a poi a mettere in pratica quello che poi insegna in qualche modo la giustizia riparativa, no? Cioè, era come se io implodessi. Ad un certo punto ho deciso di portare all'esterno quell'energia che mi tendeva a chiudere, a comprimere. È stato un lungo cammino e lo è tuttora, però grazie a molte persone che ho incontrato in carcere, anche se il carcere non è ancora ben strutturato per aiutare coloro che effettivamente vogliono uscire da quella spirale distruttiva che è la devianza, un po' perché mancano gli strumenti, i fondi. Sì, più che altro per quello, che nell'ultimo decennio il carcere si è modificato e quindi c'è anche dalla parte delle istituzioni la volontà concreta di aiutare appunto coloro che hanno vissuto un passato così marcatamente deviato ad uscirne fuori. Da soli è difficile uscire fuori da quelle situazioni. Certamente se tu non hai la volontà, anche va detto, nessuno ti può aiutare, neanche Dio ti può aiutare se tu non vuoi uscire fuori da quella situazione. Quindi se tu fai il primo passo, poi sicuramente si trovano delle porte aperte, delle mani tese. La mia infanzia è stata piuttosto dura, anzi toglierei piuttosto, è stata dura perché sono cresciuto in una famiglia criminale, escludendo mia madre. Mio padre era un criminale, i miei due fratelli di 9 e 12 anni più grandi di me erano già criminali, quindi mi sono trovato, ho respirato sin dall'infanzia un ambiente, una situazione che era in contrasto con le istituzioni, con il lavoro, e con lo studio, eccetera, eccetera. Quindi questo mi ha portato... mi ha fatto convincere che quella fosse l'unica strada possibile. Inoltre mio padre era un tipo molto molto taciturno e non mi voleva neanche come figlio, quindi non sono stato neanche amato. Quindi fino intorno dai 5-6 anni in poi mi sono chiuso in una sorta di mutismo e ho combattuto, ho cercato una via d'uscita per sopravvivere, finché a circa 12 anni tutto questo mio male che ho covato dentro, il male di vivere, il male di essere, di quello di cui parlava anche Montale, se non ricordo male, no? Quel male di vivere l'ho scaricato all'esterno. Insomma, sono 12 anni, ho incominciato a uscire di casa e istintivamente, per trovare una mia collocazione, per essere in qualche modo riconosciuto, ho incominciato a commettere reati sin da piccolissimo. Io credo che con una famiglia diversa, soprattutto mio padre, con un padre diverso, forse, dico forse perché le certezze nessuno può averle, però è probabile che io avessi più possibilità di intraprendere un altro cammino. Io sono nato in un quartiere che si chiama appunto Quarto Giaro, che ai miei tempi, io sono nato nel 64, quindi intorno all'inizio degli anni 70, un quartiere estremamente degradato, e purtroppo immagino che lo sia ancora, perché questi ghetti, perché sono una sorta di ghetto alla periferia delle grandi città, in particolare Milano, sono molto chiusi, e a quei tempi le istituzioni non esistevano, non c'erano cinema, non c'era niente che potesse in qualche modo aiutare un giovane a crescere. Quindi l'ambiente esterno e familiare incidono profondamente sulle scelte di un giovane. Poi se mi dite, vabbè, ma il libero arbitrio? Beh, certamente conta il libero arbitrio, ma quanto conta 6, 7, 8, 10, 12 anni? Tu sei quello che i bambini, si sa, sono come delle spugne che assorbono quello che sentono. Poi intorno ai 20, 30 anni, 40 anni, non lo so, magari anche 70, uno può in qualche modo con volontà modificare quello che è stato un percorso che non ritiene più giusto. Ma se tu stesso non capisci che la strada che hai preso è sbagliata, che non vai in una direzione verso la vita, nessuno ti può aiutare a cambiarla. La latitanza l'ho vissuta intanto in un luogo, in Belgio prevalentemente. Quindi la mia latitanza è cominciata il 14 ottobre del 93 ed è terminata il 19 settembre del 94, quindi circa 11 mesi. Quindi mi sono subito reso irreperibile e, avendo una conoscenza, un'amica che abitava a Bruxelles, mi sono fatto affittare una casa. A quei tempi era molto facile, i documenti erano facilissimo farli, poi lì in centro Europa non c'erano praticamente controlli per nulla. Mi ha affittato una casa a mio nome e sono stato lì, ho vissuto un po' a Bruxelles, poi mi sono spostato a Liegi, poi sono stato un po' in Olanda, eccetera eccetera. La latitanza l'ho vissuta in modo quasi prevalentemente solo, non conoscevo nessuno a parte questa ragazza, però mi sono sentito
per la prima volta lì ho toccato il senso del mio fallimento. Pensavo di aver costruito molto perché ero molto, tra virgolette, passatemi il termine, rispettato, avevo un sacco di soldi, potere, riconoscimenti, però erano tutte finzioni, non era reale, perché il mondo della vita criminale è avulso dalla società, è certamente reale, ma è proprio tutto a parte, non esisti in un contesto, al di là di quel contesto sei un pesce fuor d'acqua, perché tutto quello che apprendi lì, una volta che esci dal tuo contesto, non ti serve a niente, non lo puoi spendere da nessuna parte. Difatti io mi ritrovo, arrivo a Bruxelles, non conosco il francese, ma appena parlavo l'italiano, figuratevi come faccio a comunicarmi, parlavano fiammingo, inaccessibile, e francese, e non so niente. Quindi un giorno andavo a fare la spesa nei supermercati, perché non devi chiedere niente a nessuno, prendi gli oggetti, i prodotti che ti servono, e vai alla cassa ovviamente. Un giorno voglio comprarmi delle uova e scendo nel negozio sotto casa, e però io non sapevo come si dicesse uova. Insomma, per farvela breve, ho dovuto fare il verso dalla gallina coccodè alla signora per farmi dare queste uova. Adesso questa cosa è simpatica, fa ridere, però se voi pensate, io che mi sentivo così arrivare a fare una cosa di questo tipo, mi ha fatto veramente riflettere. Ho cominciato a prendere coscienza che non avevo costruito nulla, che ero un fallito, e questa cosa mi è servita, perché nel momento in cui sono entrato in carcere, quella cosa che interiormente ha incominciato a lavorare si è subito manifestata, e sin dall'inizio della mia carcerazione ho intrapreso una strada che andava in senso opposto rispetto a quella che avevo percorso sin da quando praticamente ero nato. Successivamente sono entrato nella morale, nel giusto, insomma, che quando fai un torto, quando vai a fare delle gravi sopraffazioni, incidi profondamente sulla vita di tutti, non solo sulla tua vittima predestinata, ma su tutti i familiari, la cerca di amici, insomma su più, insomma, vai a modificare il corso della vita di tantissime persone. E quindi non puoi non chiederti, ma che cazzo sto facendo? Cioè, è giusta questa cosa? E ovviamente la tua coscienza, quando si risveglia, non può che dire: è ovvio che non è giusta. E quindi quell'aspetto morale è quello che poi ti porta a sopravvivere in un mondo esterno, quando poi esci dal carcere, come nel mio caso. Io sono uscito dal carcere, mi stanno dando questa possibilità, ho un lavoro che mi permette di guadagnare circa 1000 euro al mese. Ai miei tempi non erano niente. Io oggi con quelle 1000 euro al mese mi sento ricco, perché sono soldi lavorati, guadagnati, sudati, e hanno un valore che apprezzo molto, e soprattutto mi fanno sentire fiero di me stesso. L'arresto, lo dico proprio francamente, non voglio sembrare un superuomo, non l'ho vissuta come una cosa drammatica, forse perché appunto inconsciamente sentivo che l'arresto potesse essere una liberazione per me, perché io mi sentivo ormai dentro una centrifuga, non avevo la capacità e né la volontà, ovviamente va precisato anche questo, di uscire fuori da quel contesto. Quindi l'arresto, ok, sei bloccato. Quindi appena sono arrivato in carcere ero allegro, mi ricordo che sono stato messo in isolamento per circa un mese e non c'era niente, a parte che non sapevo fare manco il caffè, ma oltretutto non c'era niente, cella sporchissima a San Vittore, una cella brutta, sporca, scura, buia, non c'era la televisione, non c'era niente, eppure io dentro di me mi sentivo una sensazione di leggerezza. Ecco, questo perché secondo me già il mio inconscio capiva che quella era la mia opportunità di non ritrovare, ma costruire me stesso, perché ancora non mi ero costruito, non avevo ancora un'identità, perché l'identità criminale forse esiste, sì, si può dire che esista anche l'identità criminale, ma è molto collegata a degli eventi sporadici, insomma non è ben chiara quell'identità, credetemi, non è ben chiara, perché è come un sogno, un film, un qualcosa che si frantuma al distante, perché non è costruita con una logica civile, appunto, che va verso la costruzione, è costruita verso la distruzione. E distruggere è facile, ci vuole un attimo, per costruire ci vuole una vita, quindi ci vuole più pazienza. Per quello il criminale sceglie quella strada, non perché è più furbo, perché si sente più, perché non ha la forza, gli strumenti, la capacità di aspettare e di costruire la propria esistenza mettendo quel mattoncino alla volta, che però è un mattone vero, reale, che ha una struttura solida, non è una cosa evanescente. L'arresto l'ho vissuto come una liberazione. Rapporti con gli educatori, francamente, non ne ho avuti per almeno i primi 12-13 anni. Sono arrivato a Opera nel 2000, dopo aver girovagato un pochettino,
E lì ho cominciato però la mia catarsi, perché ho cominciato a studiare, ho preso il diploma opera dopo 5 anni, mi sono iscritto all'università, anche se poi non sono per mia scelta arrivata alla laurea, dopo 8 esami ho lasciato perché ho ritenuto che la laurea fosse stata fine a se stessa e quindi quel tempo potevo dedicarlo ad altre attività che mi erano più utili dal punto di vista pratico. E quindi il rapporto con gli educatori è cominciato verso 2007-2008. Per tutto il resto del tempo, a parte i primi 6-7-8 anni, dove ci sono stati tantissimi processi che mi hanno visto, mio malgrado, protagonista, insomma, per tutti i vari reati che ho fatto, e sono stato sempre condannato giustamente perché ero colpevole di tutto quello che mi è stato attribuito. Appunto, arrivando a Opera, ho cominciato anche a diradare un po' le udienze dei processi e se me ne stavo nella mia cella, studiavo e pensavo. Certamente è stato un percorso che mi ha provocato molta sofferenza, perché è come se si fosse squarciato, avete presente quando c'è la nebbia che pian piano si dirada e incominci a vedere? Ecco, io non vedevo niente lì, ero avvolto dalla nebbia, perché secondo me anche il peggior criminale, quando commette un atto così drammatico come l'omicidio, deve crearsi un alibi. Quindi la persona, la vittima che tu scegli in modo così animalesco, ma neanche animalesco, perché gli animali lo fanno per natura, insomma, così crudele, la spersonalizzi, è come se diventasse un obiettivo. Nel momento in cui tu lavori sulla tua coscienza per riaprirti alla vita, questa nebbia incomincia a diradarsi e quindi cominci a vedere l'orrore. L'orrore che tu non hai voluto vedere è proprio un meccanismo che la mente attua proprio per garantire di non impazzire, perché un uomo con un po' di lucidità, quando pensa di aver ucciso un altro uomo, non può non impazzire se ha una coscienza aperta. E quindi tutti quegli anni lì li ho proprio usati per conoscermi e per guardarmi a fondo. Ho trovato tanto dolore, ho anche pianto molto, però erano anche pianti sempre più liberatori. Sempre con sofferenza, ma sempre come una forma, appunto, una catarsi di liberazione. E finché dopo i primi, appunto, 13-14 anni ho capito che il mio percorso da solo lo stavo facendo bene, però avevo anche bisogno degli altri e quindi ho cominciato a cercare all'esterno, visto che nel 2007 per la precisione era arrivata a Opera il dottor Siciliano, un direttore che è appunto il direttore del carcere di Opera per 10 anni, persona lungimirante che ha permesso anche a detenuti in condizioni più restrittive di fare delle cose, perché io sono stato sempre in alta sicurezza e le opportunità di fare erano poche, a parte quello studio che c'era permesso solo, uscivi dalla tua cella, entravi in un'altra cella per studiare, non andavi all'area, non c'era niente, quindi era una scelta molto molto importante andare a studiare, perché perdevi anche l'aria. Quando l'aria, non so se sapete cos'è l'aria, ve lo spiego, l'aria è la cosiddetta, ti aprono la cella, vai in un rettangolo quadrato di cemento di circa 200 metri quadri, ma ti ritrovi 50 persone e non puoi neanche camminare, e ovviamente circondato da muri, quindi una cosa molto dura da accettare se la analizzi nel profondo. Se invece fai, come dire, la dai per quella è e quella ti devi prendere, allora riesci anche a sostenerla. Quindi ho cominciato a rapportarmi con gli altri e gli altri mi hanno dato molto, mi hanno permesso di dare un senso a certe cose che io da solo non riuscivo a dare. Oggi vedo veramente chiaro, so chi sono, so cosa ho fatto e so quello che voglio fare, continuare a spendermi in modo costruttivo verso la vita e cercando di, appunto, rendermi utile. Ecco, forse è l'unica cosa che concretamente posso fare. Vado spesso nelle scuole, riuscire a dare loro un messaggio che possa aiutarli quando si trovano in certi momenti della vita, in certi bivi dove andare a destra o a sinistra può pregiudicare un'esistenza. Ecco, in quel momento, se non si ricordasse una parolina di qualcuno che tiene in considerazione, può darsi che ti faccia riflettere un po' di più prima di commettere una stronzata che poi diventa come quando tu butti un sassolino dalla montagna, che la valanga cresce e poi diventa inarrestabile finché arriva la morte
o come nel mio caso ha fatto 30 anni di galera. E rieccoci dopo aver ascoltato e visto Alessandro Crisafulli e ritorniamo all'intervista che ieri abbiamo cominciato a mandare in onda, realizzata sempre da Alessandro, e l'intervista è a Leonardo Di Costanzo, il regista documentarista di un film meraviglioso che vi suggeriamo di guardare nel caso non l'aveste già fatto, che si chiama Aria Ferma, con Tony Servillo e Silvio Orlando, oltre ad altri bravissimi attori. Guardiamolo insieme. Ci sono tanti riferimenti verso la sacralità all'interno del film, sia a livello di immagini, di inquadrature, ma anche di luci, e quindi anche c'è anche un momento dove c'è la lavanda dei piedi, sostanzialmente c'è un richiamo, e quindi le vogliamo chiedere: come mai ha scelto di accostare la sacralità al carcere? Sembra quasi ossimorico da un certo punto di vista. Ma perché più che la sacralità è qualcosa di cristico, di cristianesimo originario, no? Di questa cosa che, in cui io non sono particolarmente, non sono un credente, cioè sono un cattolico di tradizione. E noi ci siamo resi conto in scrittura, senza volerlo, che questo aspetto si presentava a noi. Piano piano, perché la scena della cena è una cosa. Io mi ricordo benissimo che a un certo punto abbiamo detto: ragazzi, ma vi rendete conto che stiamo scrivendo una scena di notte con 12 persone a tavola? No? Cioè, ed è l'ultima, perché poi dopo il film finirà dopo poco. Quindi ci siamo resi conto che è stato quasi, come spesso c'è nel cinema quando si scrive, non tutto è controllato, no? Nel gesto creativo, nella scrittura, in queste cose. C'è qualcosa che viene da dentro senza saperlo un po'. E una volta che uno se ne rende conto, cerca di gestirlo, no? Ma questo è poi. Mi ricordo che la stessa musica, è stato il musicista, quando gli ho dato la sceneggiatura da leggere, ha detto: ma io qua vedo qualcosa di molto cristico, cioè secondo me la dobbiamo un po' accompagnare, cioè la dobbiamo un po' aiutare questa cosa. E quindi la musica c'ha questo doppio registro, da una parte c'è una musica, una musicalità quasi un po' astratta, no? della musica concreta, un po' che riproduce la meccanicità dei suoni che in carcere ci sono, i dibattimenti di porte, le chiavi, il metallo, e poi ci sono queste specie di canti così che richiamano generalmente alla passione di Cristo. Sì. Le vogliamo fare qualche ultima domanda? Una domanda molto curiosa, forse più una provocazione per chi ci ascolterà, sia detenuti che speriamo anche agenti, persone della società esterna. Per tutto il film si parte da delle posizioni impossibili da avvicinare, soprattutto rappresentate da Gaetano, il comandante, e dalla Gioia, il detenuto. Piano piano, all'interno del film, come anche diceva lei prima, ci sono dei momenti di avvicinamento, delle piccole concessioni reciproche, per poi arrivare a una delle ultime scene dove si fronteggiano, dove si discutono, dove capiscono che poi l'uno viene nello stesso quartiere dell'altro. Sì. E quindi all'inizio quelle che tutte sembravano differenze, quelle che sembravano cose inconciliabili, poi diventano, si sgretolano e le differenze si assottigliano, quasi a sembrare che la comunicazione, quando inizia la comunicazione, poi la conflittualità viene meno. È vero secondo lei, e possiamo lanciare questo, non dico monito, ma invito a comunicare? Assolutamente, ma secondo me... Io spesso io andai al carcere di Modena a presentare anche il film, il carcere di Modena, dove si sa quello che era successo durante, insieme ad un criminologo che lavora proprio sulla mediazione,
Ceretti, Adolfo Ceretti. E Adolfo disse una cosa, io ero molto imbarazzato in quella posizione, veramente ero molto imbarazzato. E Adolfo disse, ma è importante essere qui, è un po' per un invito a tutti di cercare di guardare da una parte e dall'altra, cioè tutte le componenti che stanno qui dentro, no? I detenuti, gli agenti, la direzione, gli educatori, cioè di guardare, di guardarsi negli occhi con gli altri, più che nell'abito, e smettere di, e cercare di comunicare, cercare di, perché se si vogliono affrontare e risolvere le questioni, le controversie, le durezze, quello che è successo qui dentro ci sarà la magistratura che deciderà, eccetera, però qui dobbiamo, c'era un'atmosfera un po' complicata e difficile, di diffidenza e di paura e di minacce, di cose. Quindi per risolvere questa questione le persone, tutti i ruoli confusi, cioè tutti di ogni gruppo che sta qui dentro si devono guardare negli occhi, quindi non devono esserci detenuti, guardie, bianchi, neri, omosessuali o non, travestiti. Le persone si devono guardare, poi perché se ci guardiamo negli occhi probabilmente capiamo che siamo tutti uomini. Insomma, sì, questo mi sembrava che era una cosa che un po' facendo questo film ho anche io imparato, perché io ovviamente io non avevo non avevo esperienza, non conoscevo questo mondo, ho imparato e l'ho incontrato. Io penso che tutto quello che ho trovato un mondo molto interessante, un dibattito molto interessante, insomma, si parla di questioni molto serie che riguardano non solamente il carcere, ecco. Sono questioni che riguardano l'uomo e che cosa fare con chi è portatore di una colpa, che cosa facciamo, allora come lo risolviamo, come lo affrontiamo, no? E penso che questo è... Ma io già facendo il film mi sono reso conto che non stavo facendo un film sul carcere, stavo facendo un film sulla comunità, sulle comunità, che cosa ci fa nelle comunità. La nostra puntata del 1 agosto termina qui e salutiamo tutte le persone ristrette dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna che ci hanno seguito. E vi raccomandiamo di scrivere sempre a redazionelibere@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Raccontateci che cosa state facendo, che film avete visto, quali sono i vostri interessi in questo momento e che dire. Ci vediamo domani, un saluto da me che sono Antonella, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paolo Aleotti. Ciao! Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 914279503712.